controllo del petrolio. Dal Cairo, la linea allo studio. E le critiche della Lega Araba sono state seccamente respinte dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, che ha sottolineato che l'obiettivo della risoluzione ONU, cioè proteggere la popolazione civile, è stato rispettato. Ma sentiamo a questo proposito il ministro degli esteri Franco Frattini, intervistato da Gaetano Barresi. La Lega Araba ha duramente criticato l'operazione. Non è quello che volevamo, ha detto il segretario generale Amr Moussa. Ha criticato le modalità, in particolare della prima fase dell'attacco francese, ma non ha rinnegato la decisione presa. Io confido che nelle prossime ore si ripristini un rapporto di collaborazione che per noi è assolutamente necessario. Gheddafi, sorpreso dall'attacco, ha lanciato pesanti minacce, Italia compresa. L'Italia è tra gli altri paesi, le minacce sono ai paesi che per primi hanno sferrato l'attacco, anche all'Italia ovviamente, che non poteva non seguire la coalizione internazionale, ma evidentemente le minacce di Gheddafi non sono venute fuori ieri. Avevamo sentito minacce di ogni tipo, ma avevamo sentito anche la dichiarazione solenne di avere cessato il fuoco. Poi si è visto che anche in questo non aveva detto la verità. Insomma, lei non è preoccupato? Noi non dobbiamo lasciarci intimidire, lo ha detto il capo dello Stato. Io mi limito ad aggiungere la mia parola a quella del presidente Napolitano.